promotrice dei diritti del cittadino anziano, ma in realtà è un garante a tutti gli effetti di questa fascia della nostra popolazione della città di Pescara. Viene scelta, è stata scelta dal Consiglio Comunale del 22 dicembre nella dottoressa Loretta Tobia, che è un ex dirigente della Regione Abruzzo e che si occuperà appunto di facilitare il collegamento tra i cittadini anziani che ritengono che siano stati lesi dei loro diritti e l'amministrazione comunale. Ci tengo a dire che è un organismo autonomo, indipendente, tant'è vero che è stato incardinato presso la presidenza del Consiglio Comunale, è stato scelto appunto dal Consiglio Comunale di Pescara e soprattutto nasce da una grande partecipazione che è rintracciabile un Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto nel 2015, che è un Consiglio Comunale straordinario che ci veniva richiesto da un'associazione, si chiama Nastro d'Argento, a proposito dei problemi di geriatria della ASL di Pescara, dove molti anziani venivano curati appunto lungo i corridoi. Lì tra le proposte appunto per avvicinare di più gli anziani all'amministrazione comunale ma anche a quella sanitaria c'era appunto l'istituzione di questa figura. Oggi l'abbiamo fatta a dicembre 2015, poi c'è stato un avviso pubblico e il Consiglio Comunale ha scelto appunto a dicembre del 2016. Conferenza stampa è presente l'assessore al sociale con cui sicuramente avrà una collaborazione duratura, ma soprattutto sarà la persona che faciliterà l'avvicinamento dei cittadini. Che cosa significa? Che ciascun cittadino anziano della nostra città che ritenga di avere un problema si potrà rivolgere direttamente a questo promotore, a questa figura, lo potrà fare gratuitamente, senza spese, senza bolli, senza nulla, e avrà la possibilità di, diciamo, vedere approfondita la sua pratica.